Ora del Palio di Taranto, edizione 2012. 10 rioni, 3 competizioni, un solo campo di gara. Si rinnova l'appuntamento con il Palio di Taranto che nel 2012 può vantare il traguardo dei 20 anni di ininterrotta attività. Il secondo evento culturale dopo i riti della Settimana Santa, detta del professor Liuzzi del Comitato per i Festeggiamenti di San Cataldo. Martedì 8 maggio, infatti, poco prima dell'uscita in mare del patrono, ci sarà la prima tornata in attesa della regata estiva che, come sempre, si svolge nel mese di luglio. Grande emozione perché arrivare a fare 20 anni di eventi in questa città che ha tantissime mensili, penso che ci porta sicuramente onore e soprattutto ci dà la forza di continuare ad andare avanti, perché a distanza di tanti anni abbiamo capito che il Palio di Taranto è sicuramente un evento che può promuovere la città. Il secondo, si diceva durante la conferenza stampa dopo i riti della Settimana Santa, un evento che merita pubblicità su canali nazionali. Infatti quest'anno arriveranno diverse sponsorizzazioni tra virgolette, tra cui quella delle figurine, una iniziativa simpatica. Sì, siamo stati contattati da questa società che fa l'album dei calciatori, abbiamo accettato perché per noi è un costo a costo zero e questo ci servirà a promuovere il Palio in tutta Italia. Però posso dire ancora un'altra cosa, che quest'anno in occasione dell'8 maggio, sempre per i 20 anni di festeggiamento del Palio, abbiamo dato la possibilità a tutte quante le televisioni di effettuare una ripresa televisiva in diretta senza voler nessun diritto televisivo, quindi questo debba servire sicuramente a promuovere l'evento non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, perché ormai tutte le televisioni hanno il loro canale satellitare. A sfidarsi non solo i rioni della città ma anche le forze armate. Inoltre, essendo ormai Taranto proscenio del più importante concorso per imbarcazioni classe laser, è stata prevista una gara per imbarcazioni a vela. Il Palio si caratterizza da 20 anni ininterrottamente anche per la partecipazione delle forze armate, che tra loro competono in maniera piuttosto accesa. Affermativo, il Palio Interforze è molto sentito, c'è una combattività molto alta. Come dico sempre, tutte le volte che partecipiamo, vince il migliore e speriamo di essere noi i migliori quest'anno. Ci dice qualcosa sulle imbarcazioni? Le imbarcazioni sono le imbarcazioni probabilmente tipiche tarantine ed è un'imbarcazione anche abbastanza difficile, perché il tipo di voga è un tipo di voga molto particolare, ci vuole molto addestramento. Il generale di divisione Franco Patroni, comandante regionale della Guardia di Finanza di Puglia, ha effettuato in data odierna una visita al comando provinciale di Taranto. Ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Salvatore Paiano, l'alto ufficiale ha incontrato i comandanti e i militari dei reparti del comando, ai quali ha espresso il proprio apprezzamento per l'attività istituzionale assicurata sull'intero territorio ionico. L'ufficiale si è soffermato sull'esame delle principali attività operative, apprezzando la qualità dei risultati a tutt'oggi conseguiti. Conferito il diploma di benemerenza della Croce Rossa Italiana alla città di Massafra. Sentiamo. L'onorificenza che sto per ricevere è segno di gratitudine e di affetto da parte di tutti gli appartenenti all'Associazione della Croce Rossa Italiana. Viene a me consegnata simbolicamente, ma le mani tese a riceverla sono quelle dei tanti che operano all'interno dell'amministrazione, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, sempre e comunque nell'interesse della collettività massafrese. Così il sindaco Martino Tamburrano, in occasione della cerimonia di consegna alla città di Massafra da parte della Croce Rossa Italiana del diploma di benemerenza con medaglia di prima classe per aver intitolato un parco giardini pubblici alla Croce Rossa, svoltasi nella serata di ieri. Il conferimento ad opera del commissario del Comitato Provinciale della Croce Rossa, onorevole Domenico Maria Malfitano, si è tenuto al cospetto di una folta e autorevole rappresentanza delle varie componenti della Croce Rossa. L'importanza credo che sia per la Croce Rossa, che poi questa importanza, questa soddisfazione della Croce Rossa di essere riconosciuta nella toponomastica possa significare ancora di più radicata nella vita civica, non è una soddisfazione, o non è solo una soddisfazione, è una presa d'impegno, è un patto che io spero tutti possiamo onorare e possiamo contribuire a che questa civicità, questa vita cittadina possa essere sempre irrorata di quel principio tutti fratelli. La Croce Rossa nelle singole città da chi nasce? Nasce dai cittadini. Noi non è che immigriamo, noi come Croce Rossa nasciamo lì dove si vive
e nel vivere si sente il bisogno di essere aiutati da questi principi di fratellanza, di reciprocità, del prendersi cura, che poi sono principi di un vivere meglio, di un vivere in termini non solo personali, innanzitutto e soprattutto un uomo che è nato e ha sentito questa sensibilità e ha riconosciuto quello che nella città poteva essere in termini anche di sviluppo, di potenzialità e di avvenire. Avrà luogo l'11 e il 12 agosto prossimi presso la rotonda del Lungomare di Taranto. Parliamo della Notte della Pizzica. La valorizzazione delle nostre tradizioni, delle tradizioni del Salento e quindi la pizzica, una iniziativa quella di far ballare, far scatenare i tarantini, che non solo rappresenterà un momento e un motivo di aggregazione sociale, ma anche un momento di cultura. Questo evento è una sorta di preludio a un progetto più vasto, centrato su Taranto, e partiamo proprio con una grande novità. Non si è mai svolto da nessuna parte al mondo una nottata di ballo continuo con coppie ballare la pizzica. Con un monte premio sostanzioso, ma abbiamo scelto appositamente il luogo per questo evento notturno, la rotonda di Taranto e non il teatro di Villa Peripato, perché la mia idea è quella di far girare la testa, lo sguardo dei tarantini da Mar Piccolo al Mar Grande, perché Taranto a mio avviso deve diventare la finestra dell'Europa sul Mediterraneo. Non a caso questa mia idea, questo che porto avanti da diversi anni, non a caso l'altro giorno c'è stata la notizia che Rotterdam è venuto a monitorare il porto mercantile di Taranto, non per portare le navi piene di tulipani, ma per allargare, per fare di Taranto davvero una capitale del Mediterraneo. Decine di bambini dai 5 ai 12 anni hanno passato un 25 di aprile tutto all'insegna dello sport e dello stare insieme. Nei campetti sportivi del Momos di Fraganiano, 8 squadre, San Giorgio Ionico, Statte, Paolo VI, Leporano, San Marzano, Grottaglie, Taranto e Fraganiano, si sono gioiosamente affrontate in un torneo di mini volley. Io devo dire grazie ai responsabili, ai proprietari del Momos, perché ogni anno, l'anno scorso è stata la prima edizione, quest'anno la seconda, mi danno la possibilità di organizzare queste manifestazioni che al giorno d'oggi servono davvero tanto per aggregare bambini, per toglierli dalla strada e per far capire quanto è importante lo sport. Quanto impegno ci vuole per tenere questi ragazzini? Ci vuole tanto impegno, anche perché oggi c'erano 250 bambini da questa mattina alle 9:30. Noi siamo contentissimi di poter partecipare a questo tipo di manifestazione, che crediamo molto anche nei giovani, quindi ben venga. Abbiamo un campo di tennis, uno di beach volley e uno di calcetto. Stiamo preparando per settembre delle iniziative con delle scuole calcio, delle scuole tennis, quindi siamo contenti di poter far utilizzare questi campi ai bambini. Per chi volesse passare con i propri bimbi un pomeriggio all'insegna della spensieratezza, serata di beach volley under 14 dalle 15 in poi, sabato 28 aprile, sempre al Momos di Fragagnano. Edizione del nostro giornale, grazie per l'attenzione che ci avete riservato. Arrivederci.